tutti, benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo story time. So che gli story time vi piacciono tantissimo. Questa sera, a causa di un video che stavo girando, che voi vedrete fra un po', che mi ha un po' impegnata durante la serata, verrà caricato successivamente, insomma, nei prossimi giorni, non so esattamente ancora il calendario, però lo caricherò nei giorni successivi. In pratica, questa sera, mi sono presa un po' tardi con il video di oggi e avevo in programma in sostanza di farne un altro e poi mi sono detta: si è fatto tardi, vorrei fare un video senza tanti tagli, semplice da realizzare, ma che vi piace tantissimo, perché io lo so che gli story time vi piacciono tanto, me l'avete dimostrato con il vostro affetto, con i vostri commenti, chiedendomi di farne altri, e quindi oggi mi sono detta: Silvia, fai uno story time bello, uno story time di quelli che vanno sulle cose belle, sui ricordi positivi, e quindi story time su cose belle. Allora, ragazze, story time su cose belle. Quindi, story time su cose belle, ricordi d'infanzia Ora, belli. so che In tante avete seguito gli story time relativi alla mia infanzia. Nel frattempo mi metto comoda, perché stare comoda mi fa raccontare meglio. Quindi mi metto nella mia solita posizione, quella che a casa dei miei genitori è nota come la posizione di Silvia, che è praticamente questa. Ve la faccio vedere perché questo è proprio un ricordo di infanzia. Potremmo partire da questo. Questa è la posizione per cui tutta la mia famiglia mi prende in giro. Io mi siedo sempre così, con la gamba e l'abbraccio in questo modo, e mi siedo così anche a tavola. Ovviamente solo in famiglia, dove posso fare la maleducata. Era una cosa che faceva molto sorridere e il mio papà mi diceva sempre: ma come fai a stare comoda seduta in questo modo? Io sto comodissima, è il mio modo di sedermi, mi sono sempre seduta così, ovviamente lo faccio solo a casa mia. Infatti vi dicevo che questo è il motivo per cui ho arredato così alla fine la postazione make-up, perché io non metto mai le gambe sotto la scrivania, io me ne sto seduta in questo modo, sia quando lavoro al computer, che quando mi trucco, che quando mangio. Ovviamente non lo faccio a casa d'altri e non lo faccio fuori al ristorante, cerco di stare composta, però a casa mia, a casa dei miei genitori, mi siedo sempre così, e questa cosa faceva molto sorridere mio papà. Da bambina c'era motivo di grandi sgridate, perché lui voleva che io stessi composta, giustamente, dovendo darmi un'educazione. Poi non c'è riuscito, perché questa roba è rimasta. Mi sgridava tantissimo, mi diceva: sediti composta, mettiti bene, però non c'era verso, io mi mettevo così. E ancora oggi mia mamma e mio fratello sorridono molto di questa cosa, ricordando appunto papà e tutte le sue sgridate. Avevo un'altra mania, ragazze: io volevo mangiare per terra quando ero piccola, perché davanti a casa mia, quando noi siamo andati ad abitare nella casa dove abitano i miei genitori, io ero veramente piccola, avevo 8 mesi, il quartiere era in costruzione. In realtà oggi la casa dove abitano i miei genitori è considerata Cagliari, è una frazione di Cagliari, però insomma è molto molto abitata. I campi le vigne, i campi che la circondavano sono un lontano ricordo, però ai tempi era circondata proprio da tanti campi, tante vigne. Un quartiere infatti prende anche il nome dalle vigne, che si chiama Isbinjas, che è proprio un quartiere vicino a casa mia, che vuol dire le vigne, perché era pieno di vigne. E dietro casa nostra c'erano un sacco di cascine, diciamo in Sardegna nessuno le chiama cascine, però per capirci. E quindi tutto il quartiere in realtà era un fermento in costruzione, perché il nostro palazzo era uno di quelli, diciamo, della super periferia della città, per cui c'erano gli operai ovunque. Questo per dirvi che io vedevo gli operai mangiare seduti per terra, praticamente andavano a prendere il panino con la mortadella, il classicone dell'operaio, si sedevano per terra davanti ai palazzi che c'erano davanti a casa mia e mangiavano il loro pranzo. E niente, io volevo fare come gli operai, volevo mangiare seduta per terra, quindi avevo sta fissa che mi è rimasta per anni, e i miei genitori dovevano combattere con me, che ero molto prepotente, ero cocciuta, ero testarda, volevo mangiare per terra. E quindi
mettevo insomma queste, forse avevo visto loro seduti così, sapete, magari uno sta seduto per terra con le gambe incrociate, non lo so, mi era venuta sta fissa. E insomma mio papà, ricordo con piacere questa roba che mi sgridava sempre, e mi è venuto in mente di parlare di questa cosa, perché in questi giorni ho tanto pensato a lui. Sono in una fase probabilmente di elaborazione del lutto che oscilla tra i brutti e i bei ricordi. Sapete quando vi mettete a pensare a una persona che non c'è più, e sì, pensate magari alle cose brutte che ve l'hanno portata via. Poi mio padre è stato veramente strappato via la vita in un momento terribile, dove non ha potuto avere il conforto di noi vicino, insomma è morto da solo in ospedale, come sapete, durante la prima ondata di Covid, il primo lockdown. Per cui c'è questo brutto ricordo, però c'è anche la voglia di ricordare quella fase della mia infanzia in cui ancora mia sorella era in vita, quindi eravamo una famiglia abbastanza spensierata, eravamo una famiglia con appunto mamma, papà e due bambine, dove si rideva, si scherzava e c'era molta genuinità, molta semplicità, molta allegria. E quindi ecco, in questo periodo ci sono questi miei ricordi sicuramente che spaziano tra il bello e il brutto. E la mia infanzia praticamente ricordo che aveva delle vacanze molto semplici, adesso tutti cominciano a parlare di vacanza di estate, no? Noi non andavamo mai in vacanza fuori dalla Sardegna, cioè non si usava, nel senso le famiglie modeste, mia mamma è casalinga, mio papà era un operaio, soprattutto in Sardegna non usavano, magari adesso io non so, ecco, però non usavano fare le vacanze fuori dalla Sardegna, perché la Sardegna è una meravigliosa terra che veramente offre tanto anche alle persone che hanno poche possibilità economiche. C'è la montagna stupenda e bellissima, l'entroterra sardo selvaggio, così profumato di macchia mediterranea, così pieno di spazi immensi, vuoti. La Sardegna è una tra le regioni più grandi d'Italia, credo la seconda più grande d'Italia dopo la Sicilia, o forse c'è il Piemonte prima, però sono queste tre le regioni più grandi. Ed è però, a differenza di Sicilia e di Piemonte, molto molto meno popolata. Quindi magari non siete mai venuti in Sardegna, però una delle cose che contraddistingue la Sardegna sono i grandissimi spazi, ed è una delle cose che più mi ha colpito e mi è mancata quando sono venuta in Lombardia, dove invece c'è un'altissima concentrazione di abitanti per chilometro quadrato. In Sardegna ci sono enormi spazi e si percorrono veramente tantissimi chilometri in macchina senza incontrare nessuno e senza incontrare nemmeno un centro abitato, e quindi è molto semplice inoltrarsi appunto con la propria macchina, e noi lo facevamo nell'entroterra della Sardegna, vedere questi spazi dove il silenzio regna assoluto, dove c'è soltanto il profumo della macchia, il rumore del vento, i rumori degli uccelli e degli animali, insomma sembra un po' un posto incantato, no? E poi c'è il mare stupendo e meraviglioso, che forse è più conosciuto, è un po' un lato che se dici Sardegna tutti pensano di più al mare, però io invece penso di sentire di più come sarda la vena dell'entroterra, perché in sostanza i sardi sono dei pastori, è un popolo di pastori, sono un popolo che ha una tradizione appunto di pastorizia più che un popolo di pescatori, e quindi probabilmente nel sangue dei sardi scorre di più quella vena legata all'entroterra. Sento veramente l'appartenenza alle mie origini, alle mie radici, quando mi inoltro anche io attualmente, insomma alla mia età, adesso che è tutto cambiato anche, quando mi inoltro nell'entroterra. Quest'estate sono andata con mio fratello, ho messo delle foto su Instagram dove appunto ho scritto questa cosa, è nei monti che sento le mie radici sarde, e noi ci andavamo spessissimo, uno perché io sono per metà campidanese, o meglio di vera famiglia cagliaritana da generazioni, mio papà se ne vantava tantissimo di questa cosa, era super orgoglioso del fatto che lui fosse un vero cagliaritano e che a memoria non si conoscesse una persona non cagliaritana nella sua famiglia. Mia madre era arrivata un po' a contaminare così
la purezza della specie, no? Perché la mia mamma invece è dell'entroterra della Sardegna, quindi diciamo che il mio nonno materno e la mia nonna materna sono gli astrini barbaricini, quindi l'Ogliastra, la Barbagia, zone proprio dell'entroterra della Sardegna, e quindi per metà io lo sono, ecco, sono per metà cagliaritana e per l'altra metà ho origini, diciamo, nuoresi. Non sono esattamente di Nuoro, i miei nonni, mi raccomando, non si dice Nuoro ma Nuoro, perché tutti sbagliano in Italia, non sono esattamente della città di Nuoro, ma sono originaria di alcuni paesi, appunto mio nonno più dell'Ogliastra e mia nonna, diciamo che mia nonna è vissuta in Barbagia ma è nata da un'altra parte, perché mia nonna era figlia di un ferroviere, quindi tipicamente i ferrovieri giravano un po' la Sardegna. E quindi mia nonna è nata in un paese che era uno di quelli dove mio bisnonno in quel momento stazionava, diciamo, però mia nonna è, diciamo, una barbaricina, perché è cresciuta per la maggior parte dei suoi anni, finché poi non ha conosciuto mio nonno, e lì sono iniziati altri viaggi, perché mio nonno appunto faceva il minatore, e quindi dalla zona dell'Ogliastra e della Barbagia si sono spostati per un periodo della loro vita nella zona del Sulcis, che è la zona sud-ovest della Sardegna, dove appunto ci sono tutte le miniere e ancora ci sono tutti i resti di villaggi ormai abbandonati, dove appunto vivevano i minatori, tra cui mio nonno. Infatti mia mamma è nata proprio in un paesino di minatori, costruito credo in epoca fascista, proprio per servire a quelli che erano gli operai della miniera. In sostanza c'era soltanto la casa del padrone, del cosiddetto gestore della miniera, che non era mai sardo, e poi tutte le casette dei piccoli operai dove appunto abitava mio nonno con la sua famiglia, e quindi mia madre per un periodo di tempo ha vissuto lì. Poi sono tornati a vivere in un altro paesino dove mio nonno e mia nonna lavoravano come mezzadri, quindi lavori veramente umilissimi, i miei nonni, appunto il minatore, il mezzadro. Non so se lo sapete, credo che quasi più nessuno oggigiorno sappia cos'è un mezzadro. Un mezzadro è un contadino a cui viene assegnato un pezzo di terra e praticamente come pagamento per il suo lavoro ottiene metà del raccolto o poco più, ecco, una casa di solito dove vive con la sua famiglia è metà del raccolto, e mia nonna appunto faceva questo. Mia mamma era figlia, aveva un sacco di fratelli, c'erano un sacco di fratelli, erano 7 fratelli, e quindi tutti insomma davano una mano. E noi si tornava nelle zone appunto d'origine dei miei nonni materni. D'estate si andava tantissimo, sia in Barbagia appunto, nel paese di Bellevue, dove mia nonna era appunto cresciuta quando era bambina, dove aveva sempre piacere di tornare, quando poi è diventata vecchia, si era presa una casetta e andava lì per respirare l'aria buona, perché praticamente voi dovete sapere che il mio nonno, come praticamente un po' tutti i minatori, aveva contratto la classica malattia dei minatori, ossia la silicosi, cioè il minerale, la silice, praticamente va a deteriorare, perforare, non so i tecnicismi medici perché medico non sono, però va a causare questa malattia appunto che si chiama silicosi nei polmoni, e quindi mio nonno non respirava bene. Mio nonno era un uomo sanissimo che è morto veramente in età molto avanzata, il cui unico problema era appunto avere la silicosi, perché da giovane aveva lavorato appunto come minatore, quindi aveva bisogno di respirare l'aria dell'alta montagna, Bellevue credo si assesti intorno ai 1000 metri, e quindi prendevano appunto questa casetta e si trasferivano lì non appena a Cagliari arrivava la caldaia. E noi andavamo a trovarli, andavamo in questa casa che era bellissima, cioè mia nonna innanzitutto la affittava di solito, quindi prendeva sempre delle case da tutte le sue conoscenze di gioventù, diciamo, conosceva tutto il paese e tutti sapevano che Giulietta, perché mia nonna si chiamava Giulietta, nome stupendo, forse se avessi avuto una bambina le avrei chiamate come le mie nonne, ma anche se da noi in Sardegna non c'è la tradizione di mettere il nome dei nonni, e quindi non è una cosa fatta perché i nonni si chiamano così. Le avrei chiamate così perché adoro quei nomi che sono Giulietta e Teresa. I nomi delle mie nonne mi piacciono tantissimo, sono tra i miei nomi preferiti. Ma a parte
parte questa digressione, Giulietta prendeva appunto sempre la casa, una casa lì, e lì vicino c'era anche però la sua casa d'infanzia. Infatti, se voi guardate i miei reel, non mi ricordo se su Instagram o su TikTok, credo su Instagram, però nel caso, se non mi seguite, sono Saidori, c'è un reel molto bello, secondo me molto poetico, di cui sono molto orgogliosa perché mi è venuto molto bene, dove si vede appunto, dove si vedono delle immagini del mio viaggio nei luoghi di infanzia di mia nonna, fatto quest'estate con mio fratello, e lì si vede la casa di Giulietta, appunto, della mia nonna, ormai abbandonata, una piccola casetta verde, proprio sul bordo delle ferrovie, perché appunto il suo papà era appunto ferroviere, era capostazione, e quindi praticamente la casa era proprio davanti ai binari, e loro, era casellante, non capostazione, sto sbagliando, erano praticamente colui che tirava giù e su al passaggio a livello la sbarra, erano manuali ovviamente. E mia nonna quindi tornava lì, noi andavamo sempre a trovarla, e ragazzi, a me piaceva tantissimo. Io lì, ecco, credo che sia proprio dovuto anche a questo, il sentirmi così legata all'entroterra, perché andavamo a raccogliere le more, quindi scorazzavo proprio lì nei boschi di Bellevue, raccoglievamo le more, cioè mi arrampicavo come una capretta, era così bello, era così diverso, perché io poi alla fine ero considerata una cittadina dai bambini del paese, i bambini che parlavano tutti quanti in lingua sarda, mentre noi bambini di città non si parlava assolutamente, però questo mi ha permesso di imparare molto molto bene la lingua, infatti io la parlo, anche se non parlo effettivamente bene il barbaricino, assolutamente no, ma lo capisco, parlo il cagliaritano, perché comunque in questi contesti sentivo tantissimo mia madre parlare il dialetto con appunto sua madre, suo padre, i suoi fratelli, mia madre e mio padre fra di loro parlavano la lingua sarda, e questo mi ha consentito di apprenderla, quindi uno, grande immersione nella cultura della Sardegna, grande immersione nella cultura culinaria della Sardegna, è lì che ho visto fare milioni di volte culurgionis di patate, che sono appunto, un giorno li dovremmo fare insieme nel Saidori in cucina, che sono un piatto tipico, oppure tanti altri piatti insomma tipici dell'entroterra della Sardegna. Quindi ho dei ricordi che mischiano la natura a profumi di cibo, alla raccolta appunto delle more, che è una cosa che proprio mi richiama tantissimo l'infanzia, perché me ne ero golosa, facevo grandi scorpacciate, lì è pienissimo di rovi, e quindi andavo in giro con mio cugino Giuliano, con cui praticamente siamo coetanei, lui è nato a settembre e io a novembre, quindi abbiamo praticamente la stessa identica età, abbiamo 2 mesi di differenza, e siamo stati amici per la pelle quando eravamo bambini, la mia infanzia trascorreva soprattutto in sua compagnia, e lui che viveva con mia nonna quando era piccolo passava praticamente tutta l'estate lì, mentre io ci andavo soltanto per dei periodi, venivo assegnata a mia nonna, che poveretta doveva sorbirsi 2 bambini in casa, non eravamo neanche così, cioè eravamo belli arzilli, ecco, arzilli forse si dice degli anziani, eravamo belli vispi e vivaci, e lui però stava lì invece tutta l'estate, appena chiudevano le scuole mia nonna andava e se lo portava dietro, e praticamente mi presentava tutta la ciurma del paese. Quindi questo mi ha consentito di imparare tantissimo la lingua barbaricina, almeno come suono. Non la parlo, ma la comprendo molto bene, perché è diversa, ragazze. Le lingue in Sardegna si dividono in 2 grandi ceppi, che sono il logudorese e il campidanese, ma al centro, diciamo, ci stanno le lingue barbaricine e ogliastrine, che prendono un po' di campidanese, un po' di logudorese, e un po' si sono tipicizzate insomma in una lingua specifica, che è proprio il barbaricino, l'ogliastrino, cambiano di regione in regione. La Sardegna è bella grande, come dicevo, ci sono molti spazi vuoti tra le varie zone, per cui c'è poca commistione di lingue.
molte zone mantengono tantissimo la loro tipicità e non si, così dire, imbastardiscono con la lingua della zona vicina perché non c'è tanto collegamento. Questa quindi è un grande ricordo che ho, appunto, è la Campania e l'entroterra della Sardegna. L'altro grande ricordo, credo di avervelo già accennato, è il mare, la famiglia quindi della papà. La famiglia del papà, cagliaritana doc da generazioni, aveva avuto in concessione nella prima metà degli anni del 1900, quindi credo intorno al 1940, fine 1930, qualcosa del genere. Mio nonno aveva avuto in concessione un piccolo appezzamento di spiaggia, la spiaggia della città che si chiama Poetto, che in realtà a quei tempi non era nemmeno la spiaggia della città, perché la spiaggia della città è quella che oggigiorno è completamente abbandonata e mal ridotta anche, che si chiama Giorgino. Ed era praticamente un tempo quella la spiaggia dei cagliaritani. Oggigiorno, trovandosi a ridosso del porto industriale, è stata ovviamente abbandonata, però è quella proprio che sta a ridosso, vicinissima alla via Roma, che è la via, diciamo, principale della città, che costeggia, che sta davanti, che è parallela al porto, e quindi quella spiaggia era super raggiungibile dai cagliaritani. Mentre per arrivare al Poetto, in tempi in cui non c'erano le vetture ma si doveva andare a cavallo o in bicicletta, c'erano parecchi chilometri da fare, perché rispetto al porto il Poetto disterà quei 7-8 chilometri, quindi oggigiorno un tiro di schioppo, ci arrivi in un secondo. E poi la città ovviamente si è allargata, c'è un quartiere della città che si chiama Quartiere del Sole, che è proprio lì davanti al Poetto, ed è proprio un quartiere della città. Però un tempo, diciamo, la città era raggruppata in quella che è il quartiere di Castello, che sta appunto alle spalle del porto, e solo successivamente si era allargata nel quartiere di Villanova, Marina e Stampace, che sono ai piedi del quartiere di Castello e stanno appunto davanti al porto. Ma tutti gli altri quartieri che ci sono oggi sono venuti assolutamente dopo, e quindi diciamo che per il centro della città un tempo il Poetto era veramente lontano. Mio nonno, quando praticamente la città di Cagliari, diciamo la municipalità, quindi il sindaco, non so chi per lui, decise in pratica di valorizzare l'altra spiaggia, che non veniva considerata da nessuno, che era appunto il Poetto, perché era un po' distante ai tempi, diede in concessione demaniale, appunto demaniale si chiama, insomma, in concessione ai cittadini che ne facevano domanda, un piccolo appezzamento di spiaggia. E questo appezzamento veniva concesso in seguito alla costruzione, appunto, sulla spiaggia. Tu avevi questo appezzamento per costruire sulla spiaggia una sorta di palafitta. Immaginatevi quindi quattro piloni di cemento sui quali doveva appoggiare una piattaforma di legno, e poi sopra la costruzione di una casupola, appunto, di legno. Io adesso, mentre sto parlando, vi lascio delle foto di quelli che erano appunto i casotti del Poetto, ed erano queste costruzioni di legno meravigliose, bellissime, che c'erano di due tipi: quelle più grandi, praticamente, che saranno state un 5 metri per 4. Una roba, sì, 5x4 20, erano 20 metri quadri, sì. E poi c'erano quelle invece che erano tipo 3 metri per 4, quindi erano più piccolini, tipo un 12-15 metri quadrati, nemmeno, forse un 12 metri quadrati. Quelli appunto più piccolini erano messi a spina di pesce, e invece quelli più lunghi erano una fianca all'altro, diciamo. Mio nonno ebbe in concessione, o chiese, non so, in concessione quello più grande, quindi il casotto da 20 metri quadri, una sorta di bungalow, e in pratica non so se fu una imposizione del comune, ma tutti i cittadini che avevano avuto in concessione il casotto lo dovevano dipingere in dei colori appunto vivaci. Mio nonno scelse il verde, il nostro casotto era il verde con tutte le modanature, i profili bianchi, quindi era verde bianco, ed è sempre stato verde e bianco. Lo costruirono mio papà e mio nonno. Mio papà era un bambino, quindi presumo si stesse parlando appunto degli anni 40, 40 o giù di lì, sì, però dopo, sì, non poteva essere fine anni 30 perché c'era la guerra, non ci avevo pensato, e quindi credo che sia nel primo dopoguerra, della seconda, ovviamente post seconda guerra mondiale. Costruirono, insomma, questo
o anzi forse c'erano da prima, però appunto durante la guerra vennero abbandonati e poi ebbero una seconda vita, ecco, post seconda guerra mondiale. Mio nonno è lì che ebbe la concessione, credo sia andata così. Dovrei chiedere a mio padre, ma purtroppo non posso, ho perso il treno per informarmi su certe cose. A volte, ragazze, ci penso a questa cosa e dico quante cose, quante volte sei stata lì a pranzo con lui, magari siete stati zitti e potevi chiedere un sacco di cose. Sono quei rimpianti stupidi e adesso avrei un sacco di cose da chiedere, ma non si può più. E niente, quindi mio nonno e mio papà costruirono questo bellissimo casotto che divenne la casa delle vacanze di tutta la famiglia, ovviamente paterna. E poi avendolo costruito mio padre, diciamo che in un certo qual modo era il figlio maschio che lo frequentava di più. Mio padre e altri due fratelli, ma non frequentavano così tanto questo casotto. Diciamo che si... questi due fratelli di mio padre hanno sempre avuto più contatti con le famiglie delle loro mogli, mentre mio padre rimase il figlio maschio che aveva più contatti con la sua mamma e con le sue sorelle, tre delle quali non si sono mai sposate, quindi frequentavano tantissimo anche loro il casotto mio papà, mia mamma, quindi tre sorelle non sposate, mio papà, mia mamma e poi l'altra mia zia, la zia Anna, che invece si era sposata e che anche lei invece frequentava tantissimo la sua famiglia d'origine. Quindi diciamo che queste erano le famiglie che frequentavano di più il casotto. Ci ritrovavamo sempre tutti là, la domenica era una grande festa, ogni famiglia, quindi la famiglia di nonna con le tre zie single che vivevano con nonna, la famiglia della zia Anna e la famiglia del mio papà che si chiamava Giampiero, ognuno insomma di queste famiglie, ognuno di questi nuclei, tre nuclei familiari, preparava una pietanza, le portavamo tutti quanti, portavamo tutto al casotto, facevamo questa grande tavolata all'interno di questo minuscolo bungalow di 20 metri quadri, dove però c'era una bella tavolata grande, e mangiavamo là tutti insieme, era una festa. Poi mio papà, che era denominato in famiglia Mastro Geppetto perché sapeva fare qualunque cosa, mio papà aveva una piccola, ha iniziato ad essere operaio della Zanussi, però poi si era messo in proprio quando io avevo circa 17 anni e aveva praticamente una piccola assistenza di elettrodomestici, appunto aveva una società, scusate, di assistenza di elettrodomestici con altre due colleghi, ex colleghi, però ai tempi quando c'era il casotto era un operaio, ma sapeva giustamente fare di tutto, perché essendo un operaio aveva fatto la scuola da elettrotecnico e quindi era, a parte che era bravissimo, perché voi dovete sapere che il mio nonno, suo papà, aveva la passione della falegnameria, infatti avevano costruito insieme il casotto, quindi sapeva lavorare benissimo il legno, sapeva fare tutte le robe, aggiustare qualsiasi elettrodomestico eccetera. Dentro al nostro casotto c'era qualunque cosa, mi ricordo che c'era una grande batteria presa da un camion, perché il fratello di mia mamma faceva il camionista e quindi aveva dato questa grande batteria che alimentava appunto uno dei suoi camion, non so da dove l'avesse tirata fuori, comunque aveva magari dismesso qualche camion, aveva dato sta batteria. Fatto sta che mio padre con questa batteria aveva fatto un collegamento, aveva messo il televisore. Voi dovete capire che lì al mare giustamente si creava una sorta di zona, tipo immaginate tipo un mega campeggio con tutti i bungalow, quindi si conoscevano tutte le famiglie che stavano lì vicino a noi ed eravamo gli unici ad avere il televisore. Quindi dopo cena o dopo il pranzo della domenica tutti i signori venivano a guardare le partite, venivano a vedere questo grande fenomeno che era appunto vedere la televisione tutti insieme. Mio papà prendeva il televisore, lo portava fino all'ingresso del casotto o comunque in una delle finestre, ci si metteva fuori con le sedie a sdraio sulla sabbia e si guardava il televisore. Insomma era bellissimo. Oppure dopo pranzo mia nonna appunto faceva il caffè, perché avevamo un fornelletto da campeggio dentro, sempre tutto organizzato da mio padre, che aveva organizzato appunto questo fornelletto da campeggio. Poi cioè, aveva messo i bidoncini dell'acqua, c'erano i bagni ovviamente pubblici, ogni tot casotti c'era un bagno con le docce come nei campeggi in sostanza, e mio padre aveva comprato questi grandi bidoncini
bidoncini, si andava a riempirli d'acqua e avevano il rubinetto, quindi praticamente con quello potevi, che so, fare il caffè, ovviamente bere l'acqua, ed era tutto super organizzato. Il casotto era diviso longitudinalmente a metà, l'avevano organizzato così, e quindi c'era la parte anteriore, quella che dava davanti all'ingresso, diciamo, del casotto, dove c'era appunto la zona dove c'era il fornelletto da campeggio, la cucina, chiamiamola così, i bidoncini dell'acqua, il tavolo, le sedie, che era un tavolo che praticamente aprivi e diventava gigantesco, con tutti gli sgabelli che avevano fatto a misura lui e mio nonno da infilare sotto, in modo che quando il tavolo praticamente era accostato al muro con i pannelli d'allungamento chiusi, sotto ci potevano stare tutti gli sgabelli e non intralciavano, poi tu li tiravi fuori e avevi sgabelli per 20 persone, bellissimo. Poi c'erano queste due belle poltrone, tipo, sapete, quelle da regista, che si aprono così, con al centro appunto la TV. Mia nonna, che era sarta, potete immaginare, aveva fatto tutte le tende, le tendine per le finestrelle, facevano tutte le mie zie, c'era chi sapeva, la zia che sapeva ricamare, che era la zia Anna, la zia bravissima a fare lavori a maglia, che era appunto la zia Angela, la zia bravissima a fare le cose all'uncinetto, che è la zia Ninni, detta così in famiglia, perché dovete sapere che a casa di mio padre cambiano i nomi a tutti, l'unico che si è tenuto il suo nome è il mio papà Giampiero, tutti gli altri avevano un nome diverso da quello di nascita. Poi la zia Luisa era invece molto brava sia a fare la maglia, ma ricamava tantissimo anche, faceva l'intaglio, e poi la zia Anna, che era la ricamatrice di famiglia, quindi tutti praticamente avevano fatto qualcosa, le tovagliette, i centrini, le cose, era una piccola bomboniera questo casotto. Ed è per questo che io alla fine so fare uncinetto, so cucire, so lavorare a maglia e so ricamare, perché passavo le mie giornate lì con loro e loro sotto l'ombrellone si dedicavano a tutti questi lavori femminili. Soprattutto la mia zia Angela aveva sempre un lavoro in corso, e siccome poi lei, le altre mie due zie non erano sposate, però la zia Anna aveva avuto dei figli, papà aveva avuto dei figli, l'altro zio Lello aveva avuto dei figli, l'altro zio Chicco aveva avuto dei figli, tutti i soprannomi ovviamente, lei era sempre en train de faire, come direbbero i francesi, cioè stava sempre producendo qualcosa per qualcuno dei bimbi che venivano al mondo. Io sono la più grande delle femmine, più grande di me c'è solo mio cugino Daniele, in parte paterna, e quindi ho visto mia zia Angela produrre praticamente corredini per chiunque, per tutti i nipotini che dopo di me sono venuti al mondo. Anzi, la più grande era mia sorella, però poi è venuta a mancare mia sorella, sono stata io la più grande delle femmine. In pratica nacque per primo Daniele, poi mia sorella Alessia e poi io, e poi dopo di me sono nate Valentina, Gabriella, Stefania, Federica, Roberto, Cristian, Cecilia, Stefania l'ho detta, insomma sono nati un sacco di bambini in famiglia, e quindi mia zia ha prodotto corredini per tutti, e mia nonna e mie zie facevano tutte le robe per il casotto, quindi c'era la tovaglia bellissima, cioè allora non si usavano ovviamente le catene dove potevi andare a prendere le robe low cost, era tutto prodotto in famiglia, ma era tutto super bellissimo. E nella parte posteriore del casotto, il casotto era, immaginatevi, un rettangolo così, adesso prendo l'iPhone, immaginate che c'era la divisione così, quindi la stanza davanti e la stanza dietro, il casotto era diviso per il lungo così, era un rettangolo con un lato corto e un lato lungo. E nella stanza dietro avevano costruito, perché li avevano costruiti mio nonno, mio papà e credo mio zio Lello, che invece in famiglia è fabbro, quindi avevamo tutto, mio nonno che sapeva fare la falegnameria e poi aveva lavorato nella fonderia, quindi anche lui con metalli, fusione dei metalli, era bravissimo. Mio zio Chicco, mio zio Lello che era appunto fabbro, mio papà factotum, quindi in sostanza avevano costruito dei letti a castello, cioè erano tre in un lato corto, tre in un altro lato corto, quindi ci si poteva dormire in sei. Quindi per esempio noi ci trasferivamo lì per tutta la settimana di Ferragosto, quando mio papà prendeva le ferie e dormivamo al casotto. Per me, anche se ci separavano 8 chilometri dal casotto alla mia casa dove abitavamo a Punta Cagliari, a me sembrava il viaggio per andare in vacanza più bello del mondo. Ci trasferivamo lì appunto e dormivamo lì. Mia nonna aveva fatto tutti i copriletti di tutte le cuccette, le chiamavamo le cuccette, tutte uguali,
Mi ricordo che erano gialle con dei pupazzetti, erano bellissime. Al centro, tra i due letti, c'erano poi due grandi armadi. In un grande armadio c'erano le provviste, quindi che so, durante l'estate ovviamente lasciavamo lì dei generi alimentari, tra virgolette secchi, che so, del tonno, delle scatolette, delle merendine, dei biscotti, insomma, le cose non che si dovessero cucinare perché il cibo lo portavamo pronto da casa. Insomma, però si poteva portare qualcosa da scaldare al volo nel fornelletto da campeggio e quindi c'era la dispensa. E poi sotto la dispensa c'era un grande spazio dove noi bambini tenevamo tutti i giocattoli. Avevamo quintali di giocattoli perché mia nonna era praticamente un Babbo Natale in gonnella. Tutto l'anno sfornava regali a tutti i nipoti, ci ricopriva letteralmente di cosine ed era una di quelle che tutto l'anno comprava delle cose. Soprattutto alla UPIM, grande frequentatrice della UPIM, anche perché delle signore vicine di casotto erano commesse alla UPIM, quindi mia nonna andava a trovarle tutto l'anno. Loro segnalavano mia nonna delle offerte speciali e mia nonna comprava, metteva via e durante l'anno ce le regalava oppure a Natale valangate per ciascuno perché lei aveva tutti questi nipoti, sono tantissimi, quindi si sarebbe poverina dovuta dissanguare per fare il regalo a tutti. Quindi cosa faceva? Durante l'anno lei tutti i mesi comprava dei regali e metteva via in cantina, aveva tipo questo enorme deposito di giocattoli. E anche al mare avevamo un sacco di giocattoli, milioni di gonfiabili, avevamo la balena, il delfino, mi ricordo, un sacco di ciambelle di tutti i tipi, palette, rastrelli, secchielli, camioncini, veramente di tutto, ed erano appunto in questo grande armadio. Poi c'era l'armadio dove mettevamo i vestiti, quindi che so, c'erano le tute da ginnastica, che dovete sapere che a Cagliari si chiamano canadesi in gergo. Vi avevo già spiegato il perché, se lo sai scrivilo. E quindi la sera quando si faceva la doccia, c'era freddo, ci mettevano la canadese, le felpette, insomma i maglioncini, copricostume, insomma tutte le cose erano appese appunto nell'armadio. Ed era un grande armadio rosso, costruito sempre da mio padre o qualcuno, non è che si andasse a comprare al mobilificio, si comprava il legno e si faceva l'armadio ed era bellissimo, me lo ricordo tutto dipinto di rosso, mi ricorda tantissimo la mia cucina, che anche quella è stata proprio pennellata di rosso anni 50, e lì appunto c'erano gli abiti. E niente, ricordo con poi c'erano dietro le finestrelle che si aprivano a vasista, se si metteva la bacchettina per tenerle appunto aperte, e la notte si sentiva il rumore della risacca perché il nostro era un casotto in terza fila, quindi rispetto alla battaglia c'erano un tot di metri che non potevano essere occupati dai casotti, poi c'era il primo casotto, il secondo e il terzo, noi eravamo i terzi, quindi eravamo molto vicini all'acqua, quindi sentivi proprio la risacca, la notte era bellissimo. E ovviamente poi si cenava anche lì e quando si dormiva era una festa perché si aprivano tutti gli ombrelloni, si lasciavano aperti fino a notte, che proteggevano insomma dall'umidità. Spesso si cenava di sera fuori, quindi all'aperto, perché di giorno magari dentro che c'è appunto c'era l'ombra dentro il casotto, si teneva tutto aperto per cercare di non morire di caldo, mentre di sera si cenava con i piedi nella sabbia, con i tavolini da campeggio lì nella sabbia, e poi gli adulti facevano le loro chiacchierate, la sigaretta, il caffè, l'amaro, la televisione, e noi bambini giocavamo, andavamo in giro. Prima appunto della cena c'era il fatidico momento della doccia, praticamente mettevano i bidoncini durante la giornata, i bidoncini che mio padre aveva comperato specificatamente per questo tipo di lavoro, erano bidoncini da 5 litri, si andavano a riempire ai bagni pubblici, si posizionavano sulla sabbia bollente per tutto il giorno, un bidoncino a bambino, e praticamente la sera l'acqua era bollente perché era stata al sole tutto il giorno, avevi la doccia calda gratuita, quindi non c'erano grandi robe di shampoo, eccetera. Ti rovesciavano addosso, anche perché,
cioè, non è che eri sporco, d'altronde a parte il periodo in cui vivevamo lì una settimana, di regola si trascorrevano le giornate, poi si cenava e si tornava a casa, che era vicinissima. Quando invece si passava lì la settimana, una volta al giorno ci veniva fatta la doccia nei bagni pubblici con l'acqua e col sapone. Però quando si trattava semplicemente di tirarci via la salsedine di dosso, bidoncino d'acqua bollente, venivamo messi su uno sgabello e strigliati. Una strigliava, una zia strigliava e un'altra zia ti tirava giù l'acqua addosso. E poi ti venivi infarinato dalla testa ai piedi con il borotalco, ti veniva messa la canadese ed eri libero di scorrazzare con i tuoi amichetti lungo appunto il corridoio, perché praticamente erano messi in filari i casotti, quindi lungo il tuo corridoio, non ti potevi allontanare dal corridoio del tuo casotto, se no erano botte. Dovevi star lì a giocare, perché dovevi stare alla vista dei genitori, giustamente. Quindi ho grandi, grandi ricordi di un periodo veramente meraviglioso. Il periodo dei casotti fu bellissimo e l'ho potuto godere appieno perché sono stati dismessi dopo che era nato mio fratello, quindi credo verso l'83-84, purtroppo. Per cui io avevo già 13 anni, mi ero fatta tutta un'infanzia meravigliosa, gratuita, economica. Insomma, nonostante non avessimo grandi possibilità, si è scaricata la batteria, ho parlato tantissimo, non so quanto saremo diminuiti. Mamma mia, dicevo, nonostante non avessimo grandi possibilità economiche, ritengo di aver fatto veramente delle vacanze stupende, bellissime, meravigliose. Diciamo pure, perché erano delle vacanze a contatto con la natura. D'altronde in Sardegna il mare è talmente bello, la spiaggia era talmente bella. Ricordo la mattina ci svegliavamo strapresto, ma veramente presto. Mio papà faceva il caffè, lo portava mia mamma nelle cuccette e sentivo loro che si alzavano, allora anche noi volevamo alzarci e ancora tutte in pigiamate correvamo con mio papà a vedere l'alba, perché spessissimo mi ricordo ci svegliavamo veramente presto, che il sole stava ancora praticamente sorgendo. La marea è bassissima di mattina presto al Poetto, non so se ovunque, non me ne intendo di maree, l'acqua è super super bassa. La spiaggia del Poetto è caratterizzata dal fatto di avere l'acqua molto molto bassa per un sacco di metri e diventa profonda soltanto veramente dopo tanto, quindi è una spiaggia molto sicura per i bambini. Proprio bassa, ma bassa intendo così, cioè in riva è proprio una roba del genere, tanto che molto spesso i signori mettono proprio le spiaggiole, quelle di plastica, dentro l'acqua e si mettono lì a chiacchierare perché lambisce giusto le caviglie. E poi ci sono delle zone di secca, dove magari c'è l'acqua all'inizio, poi c'è la secca dove si mettono gli sdrai, insomma è bellissimo. E vedere sorgere l'alba lì è meraviglioso, è veramente stupendo. E quindi niente, andavamo a vedere l'alba, a vedere proprio quel rumorino del mare, il silenzio totale, quando ancora i bagnanti non arrivavano, c'eravamo soltanto noi, abitanti dei casotti. E quindi vedevi pian piano aprirsi le finestre, che erano tutte praticamente che si aprivano a sportello così, e poi si metteva il bastoncino per bloccarle, e degli altri abitanti appunto della tua fila che conoscevi tutte, io ricordo proprio tutti i nomi delle varie famiglie, cognomi, la signora tal dei tali, il signor, li ricordo molto bene, signora Locci, signora Pintus, insomma me li ricordo veramente bene. Con molti avevamo stretto un rapporto di amicizia molto profondo, tanto che ci sentivamo per telefono, mio papà appunto chiamava a casa loro, allora non c'erano ovviamente cellulari né niente, diceva: guardi, stiamo andando al mare, vuole che la passiamo a prendere? C'era questo signore che aveva il casotto vicino a noi, la cui moglie detestava andare al mare, mentre lui adorava andare al mare, lui non aveva la macchina e quindi noi passavamo sempre a prenderlo, andavamo, prendevamo questo signore e poi andavamo appunto al mare con lui, che era il nostro vicino di casotto. Un signore che ricordo con estrema dolcezza, un signore molto buono, molto gentile.
E basta, questi erano un po' i miei ricordi, ragazze. Chiudo perché secondo me vi ho stressato e annoiato, perché ho parlato veramente tanto, però era per dire che c'è stata una parte di infanzia che vi giuro pagherei oro per poter rivivere una sola giornata di tale purezza, di tale bellezza, di tale semplicità. Credo che in parte questa parte di vita mi abbia insegnato la bellezza delle cose semplici, pure, vere, belle, ad apprezzare, ecco, perché le ricordo come un periodo in cui non c'era tanto, ma c'era tutto, cioè non avevamo grandi, cioè credo che oggi siamo più pieni di sovrastrutture e pensiamo di desiderare un sacco di cose perché siamo bombardati da tante cose intorno a noi, quindi più sono le cose e gli stimoli, ecco, che ci arrivano, più sono le cose che magari noi desideriamo e più ci sentiamo magari sfortunati a non avere quelle cose e non badiamo magari a cose più di sostanza, non so come dire. Allora magari c'era meno e ci focalizzavamo di più sulla gioia delle piccole cose. Penso a volte, non lo so, magari può essere una chiave di lettura. Allora, io intanto mi scuso perché sono sicura di aver chiacchierato troppo e spero però di avervi tenuto compagnia e se sei arrivata fino alla fine lasciami un cuore, così la prossima volta mi do una regolata. Se vedo pochi cuori taglio corto molto prima, perché quando inizio a raccontare queste cose mi faccio prendere dalla nostalgia e via, ruota libera. Però se invece il video ti ha tenuto compagnia e ti è piaciuto, mi fa piacere se mi lascerai il tuo supporto, se ti iscriverai al canale, attivi la campanella perché così verrai appunto avvisato dei prossimi contenuti che pubblicherò, lasciami il like e vienimi a trovare sugli altri social, quindi su Instagram dove sono Saidori, su Facebook dove sono l'angolo di Saidori e sul mio sito dove pubblico un sacco di cose relative agli argomenti che ci piacciono tanto, skincare, beauty, makeup, capelli, unghie, qualunque cosa, che si chiama L'angolo di Saidori, quindi www.langolodisaidori.it. Ti aspetto e ti aspetto anche domani per un nuovo video, mi raccomando. Non fare che ti sei spaventato per la lungaggine di oggi, spaventato, spaventata, e domani non ci sei. Spero di no. Fammelo sapere. Un bacio. Ciao.